Maestro Lo Savio, oggi i solisti Downi compiono 40 anni, 40 anni e non sentirli, si direbbe. E che cosa è cambiato da, insomma, da 4 decenni fa e quali novità? Beh, non sentirli è un complimento. Comunque c'è sempre l'entusiasmo, anche se è un quarantesimo anno di attività. È cambiato che nel giro di 40 anni la cultura a Foggia è cresciuta, la domanda altrettanto, e quindi c'è un fermento di iniziative che fa piacere per la città. Quindi ben volentieri noi riproponiamo quest'anno un lavoro che ci è molto caro, l'Histoire du Soldat di Stravinsky, perché più volte l'abbiamo fatto con grandi direttori, grandi personaggi, basti pensare con Proietti, con Gazzolo, con Guglielmo Ferraiola, col Teatro dei Rimoni ben due volte. Quindi è un lavoro interessantissimo, perché è il capolavoro della letteratura cameristica del teatro musicale. Invece questa volta sarà il Teatro del Fuoco ad ospitare questi quattro appuntamenti. 10 anni fa l'Histoire du Soldat andava al Teatro Giordano, che attualmente è chiuso. Cosa si sente di dire, diciamo, in questo senso? Ma ci auguriamo tutti quanti, operatori, che il Teatro Giordano apra prima possibile, perché per alcuni lavori, particolarmente per l'Histoire, è il contenitore ideale, perché, come dicevo prima, è teatro musicale e quindi ha bisogno di un guscio, fra virgolette, adatto. Però per fortuna c'è il Teatro del Fuoco, che permette a tutte le nostre istituzioni di continuare a produrre, a fare cultura, altrimenti sarebbe stato un disastro. Invece parliamo anche degli altri tre appuntamenti, delle altre tre opere in cartellone. Quest'anno c'è stata la volontà di inserire nel 40° anno di attività elementi di spicco del panorama culturale foggiano, della Capitanata, Mastro Peppe Cantelino e di Joseph Tusiani, come ben sapete, nativo di San Marco in Lamis, ma lui è pluripremiato, vive a Manhattan in America ed è uno scrittore, un poeta, un latinista molto molto apprezzato nel contesto internazionale. Poi c'è, prima di entrare, è un lavoro di un scrittore foggiano, Antonio Scopece, che ha fatto un lavoro simpatico, anche se sulla linea becchettiana, però molto interessante e intrigante. E quindi quando l'ho letto ho pensato subito al Teatro dei Rimoni, con i personaggi particolari, Roberto Galano, Leonardo Lo Savio ed altri, che sono convintissimi renderanno il lavoro molto particolare e interessante.